Gloria a Dio, finalmente ogni cosa è funzionante e vogliamo dar gloria a Dio stasera in Ezechiele 20, che una Bibbia può prenderlo e seguirci, Dio volendo, stasera ognuno che ha bisogno qualcosa dal Signore. Sicuramente il Signore farà dei miracoli stasera. Questo è più che certo. Il Signore è in attesa di ogni creatura, di ogni credente, di ogni anima che respira. Il Signore vuole donarvi ciò che tanti, tanti anni fa, fino a oggi avete pregato e non avete avuto successo. Stasera sicuramente si completerà per alcuni il tempo che non si è maturato fino a oggi. Oggi il Signore sicuramente farà maturare tutto. Gloria a Dio e a Gesù. Santo sei, Signore, alleluia. Gloria al tuo santo nome, Signore. Benedetto sei, Signore. Non c'è Dio grande come te. Alleluia. Ezechiele, numero 20. Ezechiele 20. Capitolo di Ezechiele 20 è troppo lungo da incollare in Facebook. Sicuramente non riceverà tutto questo. Diminuiamo. Ne facciamo metà. Facciamo fino a 30, sperando che può ricevere sia Facebook che anche il traduttore. Copia. Ecco. Vi sto lanciando Ezechiele da 1 fino a 20. Chi non ha una Bibbia è troppo lungo, mi dice. Devo prendere di meno. Non riesce a incollarlo in Facebook, è troppo lungo. Vediamo se ce lo incolla
Qui ce l'ha incollata, perfetto. 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 Questo chiudiamolo pure, così non teniamo il computer appesantito. Perfetto. Prendiamone di meno per incollarlo in Facebook e anche in Google. Ne prendiamo 20 versetti. Sicuramente 20 versetti ce la farà. Ecco. 20. Da 1 fino a 20. Ve li sto incollando in Facebook. Ce l'abbiamo fatto, vi ho incollato Ezechiele 20 da 1 a 20. Chi non ha una Bibbia può leggerlo nella chat, è già incollato. Io nel frattempo faccio leggere al MP3.
Bene, care nella grazia. Leggiamo ciò che è nella parola del Signore con il MP3 e poi pregheremo. Attenzione. Ezechiele 20, Ezechiele 21 a 100 circonflesso avvenne il settimo anno, il decimo giorno del mese, che alcuni degli anziani di Israele vennero a consultare l'Eterno e si misero a sedere davanti a me. Ezechiele 20, 1 a 100 circonflesso ora avvenne nel settimo anno, nel quinto mese, il decimo giorno del mese, che alcuni degli uomini responsabili di Israele vennero a prendere direzioni dal Signore e si sedettero davanti a me. Ezechiele 20, 2 a 100 circonflesso e la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Ezechiele 20, 2 a 100 circonflesso allora la parola del Signore venne da me dicendo Ezechiele 20, 3 a 100 circonflesso, figliuol d'uomo, parla ad Israele. E di loro, così parla il Signore, l'Eterno, siete venuti per consultare? Com'è vero che io vivo, io non mi lascerò consultare da voi, il Signore, l'Eterno, Ezechiele 20, 3 a 100 circonflesso figlio dell'uomo. Di' agli uomini responsabili di Israele, questo è ciò che il Signore ha detto, sei venuto a prendere direzioni da me? Per la mia vita, dice il Signore, non otterrai alcuna direzione da parte mia. Ezechiele 20, 4 a 100 circonflesso, giudicali tu, figliuol d'uomo, giudicali tu, fa loro conoscere le abominazioni dei loro padri, e di loro, Ezechiele 20, 4 a 100 circonflesso, sarai il loro giudice, o figlio dell'uomo. Sarai il loro giudice, chiarire loro i modi disgustosi dei loro padri. Ezechiele 20, 5 a 100 circonflesso, così il Signore, l'Eterno. Il giorno che io scelsi Israele e alzai la mano per fare un giuramento alla progenie della casa di Giacobbe e mi feci loro conoscere nel paese d'Egitto e alzai la mano per loro dicendo Io figlio l'Eterno, il tuo Dio, Ezechiele 20, 5 a 100 circonflesso e di loro, questo è ciò che il Signore ha detto nel giorno in cui presi Israele per me stesso. Quando feci giuramento alla stirpe della famiglia di Giacobbe e diedi loro conoscenza di me stesso nella terra d'Egitto, dicendo loro con un giuramento: Io sono il Signore Dio tuo, Ezechiele 20. 6 a 100 circonflesso quel giorno alzai la mano, giurando che li trarrei fuori dal paese d'Egitto per introdurli in un paese che è stato fatto per loro, in cui si parla del latte e del miele. Il più splendido di tutti i paesi. Ezechiele 20, 6 a 100 circonflesso. In quel giorno ho dato il mio giuramento di portarli fuori dalla terra d'Egitto in una terra che stavo cercando per loro. Una terra che scorre con latte e miele, la gloria di tutte le terre. Ezechiele 20, 7 a 100 circonflesso e dissi loro: Gettate via, ognuno di voi, le abominazioni che attirano i vostri sguardi. E non vi contaminano con gli idoli d'Egitto. Io sono l'Eterno, il tuo Dio. Ezechiele 20, 7 a 100 circonflesso e dissi loro che ogni uomo tra di voi metta via le cose disgustose a cui sono rivolti i suoi occhi. E non rendetevi impuri con le immagini dell'Egitto. Io sono il Signore Dio tuo. Ezechiele 20, 8 a 100 circonflesso, ma si ribellarono contro di me e non mi vollero usare ascolto. Nessun altro gettò via le abominazioni che attiravano il suo sguardo e non abbandonò gli idoli d'Egitto. Seguenti parlano di riversare su loro il mio furore e sfogare su loro la mia ira in mezzo al paese d'Egitto. Ezechiele 20, 8 a 100 circonflesso, ma non sarebbero stati controllati da me e non mi hanno dato orecchio. Non riponevano le cose disgustose a cui erano rivolti i loro occhi, o rinunciavano alle immagini dell'Egitto. Allora dissi che avrei lasciato perdere la mia passione su di loro per dare pieno effetto alla mia ira contro di loro nella terra d'Egitto. Ezechiele 20, 9 a 100 circonflesso nondimeno. Io sono un amore per il mio nome, perché non è profanato gli occhi delle nazioni in mezzo alle quali essi sono visti, in presenza delle quali io sono fatto conoscere.
allo scopo di trarli fuori dal paese d'Egitto. Ezechiele 20, 9 accento circonflesso e agivo per l'onore del mio nome, affinché non fosse reso impuro davanti agli occhi delle nazioni in mezzo a cui erano. E davanti ai loro occhi diedi loro conoscenza di me stesso, portandoli fuori dalla terra d'Egitto. Ezechiele 20 e 10 accento circonflesso e li trassi fuori dal paese d'Egitto e li condussi nel deserto. Ezechiele 20 e 10 accento circonflesso, così li ho fatti uscire dalla terra d'Egitto e li ho portati nella terra desolata. Ezechiele 20 e 11 accento circonflesso, diedi loro le mie leggi e feci loro conoscere le mie prescrizioni, per le quali l'uomo che le metterà in pratica vivrà. Ezechiele 20 e 11 accento circonflesso, e ho dato loro le mie regole e ho chiarito loro i miei ordini, che se un uomo li tiene, e sarà la vita per lui. Ezechiele 20 e 12 accento circonflesso, e diedi pur loro i miei sabati, perché servissero di segno tra me e loro, perché conoscessi che io sono l'Eterno che li santifico. Ezechiele 20 e 12 accento circonflesso, e inoltre: ho dato loro i miei sabbat per essere un segno tra me e loro, in modo che possa essere chiaro che io, che li rendono santi, sono il Signore. Ezechiele 20 e 13 accento circonflesso, ma la casa di Israele ribellò contro di me nel deserto le mie prescrizioni, le mie leggi, e rigettarono le mie prescrizioni, per le quali l'uomo che le mise in pratica vivrà. E profanarono gravemente i miei sabati, perciò io orai di riversare su loro il mio furore nel deserto, per consumarli. Ezechiele 20 e 13 accento circonflesso, ma i figli di Israele non sarebbero stati controllati da me nella terra desolata, non erano guidati dalle mie regole e furono allontanati da... Google ha potuto tradurre fino a Ezechiele 20:13. Questo non ha importanza, perché sicuramente non ci arriveremo a fare tutti questi versetti. Adesso leggeremo in inglese. Vediamo come legge con la lingua italiana. Se legge male, cambio la lingua. Proviamo. Ezekiel chapter 20, Ezekiel chapter 20, Ezekiel chapter 20, verse 1. Carat, or it came to pass in the seventh year, on the tenth day of the month, that some of the elders of Israel came to consult the Lord, and sat down before me. Ezekiel chapter 20, verse 1. Carat, now it happened in the seventh year, in the fifth month, the tenth day of the month, that some of the men responsible for Israel came to take directions from the Lord and sat down before me. Ezekiel chapter 20 verse 2 carat, and the word of the Lord came to me in these terms, Ezekiel chapter 20. 2 carat, then the word of the Lord came to me, saying, Ezekiel chapter 20 verse 3 carat, son of man, speak to Israel, and say to them, thus says the Lord Yahweh, have you come to consult, as I live? I will not let you consult with me, eternal. Ezekiel chapter 20 verse 3 carat, son of man, say to the men responsible for Israel, this is what the Lord said, have you come to take directions from me? For my life, saith the Lord, you will not get any direction from me. Ezekiel chapter 20 verse 4 carat, judges you, son of man, judges you, let them know the abominations of their fathers, is there, Ezekiel chapter 20. 4 carat, will you be their judge, son of man, will you be their judge? Clarify the disgusting ways of their fathers, Ezekiel chapter 20 verse 5 carat, so the Lord, the day I chose Israel and raised my hand to make an oath to the seed of the house of Jacob, and I made them known in the land of Egypt, and raised my hand for them, saying, I son, the Eternal, your God, Ezekiel chapter 20 verse 5 carat, and tell them, this is what the Lord said, on the day when I took Israel for myself, when I took the oath of the family of Jacob,
and gave them knowledge of myself in the land of Egypt, telling them with an oath, I am the Lord your God. Ezekiel chapter 20 verse 6. Carried that day I raised my hand, swearing that I would take them out of the land of Egypt to introduce them to a country that was made for them, in which we speak of milk and honey, the most splendid of all countries. Ezekiel chapter 20. 6. Carat, on that day I gave my oath to take them out of the land of Egypt to a land I was seeking for them, a land flowing with milk and honey, the glory of all the land. Ezekiel chapter 20. 7. Carat, and I said unto them, cast away every one of you the abominations which draweth your eyes, and do not defile them with the idols of Egypt. I am the Lord your God. Ezekiel chapter 20. 7. Carat, and I said unto them, let every man among you put away the disgusting things his eyes are directed to, and make no impure with the images of Egypt. I am the Lord your God. Ezekiel chapter 20. 8. Carat, but they rebelled against me, and they would not listen to me. No one else threw away the abominations that drew his gaze, and did not abandon the idols of Egypt. The following speak of pouring out on him my fury and venting on him my wrath in the middle of the land of Egypt. Ezekiel chapter 20. 8. Carat, but they would not have been controlled by me, and they did not give me an ear. They did not put away the disgusting things their eyes were directed to, or renounce the images of Egypt. I said then that I would let my passion pass on them to give full effect to my anger against them in the land of Egypt. Ezekiel chapter 20 verse 9. Carat, nevertheless, I am a love for my name, because it is not profaned in the sight of the nations in the midst of whom they are seen, in whose presence I am made known, in order to bring them out of the land of Egypt. Ezekiel chapter 20. 9. Carat, and I acted for the honor of my name, that he might not be made unclean before the eyes of the nations in the midst of whom they were, and before their eyes I gave them knowledge of myself, bringing them out of the land of Egypt. Ezekiel chapter 20 verse 10. Carat, and I brought them out of the land of Egypt, and led them into the wilderness. Ezekiel chapter 20 verse 10. Carat, so I brought them out of the land of Egypt, and brought them to the wasteland. Ezekiel chapter 20 verse 11. Carat, I gave them my laws, and made them know my prescriptions, for which the man who will put them into practice will live. Ezekiel chapter 20 verse 11. Carat, and I gave them my rules, and I clarified them my orders, that if a man keeps them, it will be his life. Ezekiel chapter 20 verse 12. Carat, and I gave them my Sabbaths, so that they might serve as a sign between me and them, that I might know that I am the Lord who sanctify them. Ezekiel chapter 20 verse 12. Carat, and besides, I gave them my Sabbaths, to be a sign between me and them, so that it may be clear that I, who make them holy, are the Lord. Ezekiel chapter 20 verse 13. Carat, but the house of Israel rebelled against me in the wilderness, my prescriptions, my laws, and rejected my prescriptions, for which the man who puts them into practice will live, and severely profaned my Sabbaths. Therefore it is necessary to pour on them my fury in the desert, to consume them. Ezekiel chapter 20 verse 13. Carat, but the sons of Israel would not be controlled by me in the wasteland. They were not guided by my rules, and they were turned away from. Gloria al Signore. Alleluia. Adesso, ringraziando il Signore di quello che abbiamo letto e di quello che abbiamo ascoltato con la traduzione in MP3 in italiano in due versioni, la versione di una traduzione e la versione di un'altra traduzione sempre in italiano e in inglese con due traduzioni, sia l'una che l'altra, per vedere la differenza tra una traduzione e tra un'altra. Vediamo che può essere qualcosa che qualcuno può apprendere più migliore, anche che io penso che l'inglese è troppo svelto e provvederò la prossima volta di metterlo più piano.
anche perché chi sta studiando l'inglese sicuramente non può correre dietro a questa traduzione così svelta. Ma non vi preoccupate, siamo all'inizio di queste traduzioni, di questi video. Non vi preoccupate, il Signore ormai mi ha messo nella vostra strada. Grazie, Signore. Alleluia. Non ho neanche pregato, Padre. Fammi pregare. Alleluia. Sì, papà. Tu sarai il titolare stasera. Tu sarai come prima persona, Padre. Grazie che tu ti hai preso a cuore il nostro problema e il problema di tutto il mondo. Grazie, Padre mio. Ti lodo e ti ringrazio con tutto il cuore. Adesso voglio pregare, Padre, più che altro anche per far ascoltare la preghiera a tutto il mondo. Lo so, Padre, che non so pregare bene. Io vorrei fare di più, io vorrei fare di meglio, Padre, ma ancora non ci riesco, Padre, a pregare bene. Ma se tu vuoi. Ungimi dall'alto, Padre! Luce. È troppo forte, padre. Grazie, Padre mio. Buon Padre Celeste, Dio d'amore. Siamo qui alla tua dolce presenza. E insieme a me, Padre, ci sono tutti i tuoi figli. Le tue creature che stanno assaporando per le prime volte, Padre, cos'è il vero amore di Dio. Stasera, Padre, te li porto qui alla tua presenza. Alla tua dolce presenza, Padre. Uncili, battezzali con il tuo Santo Spirito. Ricoprili, Padre. E che non ci sia nessuna lacuna, nessun vuoto. Oh, buon padre, grazie, padre.
stasera, padre, vogliamo presentarti questa tua parola, padre. Sì, Signore. Alleluia. In Ezechiele 20, padre. Premesso, Padre, che siamo vuoti completamente di questa tua santa parola, Padre. Vuoti, Padre, siamo. Ungici, Padre. Riempici con il tuo Santo Spirito. Riempici, Signore, e donaci tutto quello che abbiamo bisogno. Ancora buon Padre Celeste, dato che siamo qui alla tua presenza, Padre, ti voglio presentare che oggi la terra ha tremato. È vero che è scritto nella tua parola, Padre. È vero, Padre. Ma ti vogliamo presentare tutti i feriti di questo disastro che è successo in Sicilia. L'Etna ha evulcato e la terra ha tremato. Le scosse si stanno ripetendo, Padre. La gente ha paura e dorme nelle macchine. Padre, ristagna. Questo vulcano. Placa, Padre. L'eruzione. Ristagna. Chiudi la bocca. Di questo vulcano, che non ci siano altri disastri, Padre. Ti ringraziamo, Padre. Ti lodiamo e ti benediciamo con tutto il nostro essere, perché tu sei l'Alfa e l'Omega. Tu sei il principio e l'ultimo. Grazie, Padre. Ungici ancora stasera, Padre. E siamo sicuri che tu stasera sei vicino a noi, come prima persona. Stasera, Padre, il tuo popolo sta aspettando una tua grazia. Anime che tanti anni hanno pregato, Padre, e magari strapregato, e non hanno ricevuto niente in questi giorni, Padre, so che tu, il tuo cuore è ben voluto. So che tu, Padre, stasera darai ciò che il tuo popolo sta aspettando da tanto tempo. Uncili, Padre, rasserena i cuori infranti, rasserena, Padre, tutto quello che si era perduto. Guariscilo, aiutalo,
sostienilo e portalo avanti, Padre. Stasera più che mai, Signore, tu darai, se tuo piacere, miracoli a tutti coloro che sono pronti e nella posizione giusta di purezza che stanno aspettando. Oggi, Padre, tu sarai esaltato di tutto il tuo popolo, Padre. Sarai magnificato in altezza e in bassezza, in larghezza, da una parte all'infinito. Grazie, Padre, per ogni cosa che tu farai questa sera. Non te lo chiedo, Padre, per me, non te lo chiedo per il tuo popolo, ma te lo chiedo nel nome santissimo del tuo figliolo prezioso, che tu lo hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio, cari nella grazia. Voglio salutare a tutti quelli che sono nella chat questa sera. Dio vi benedica a tutti quanti che siete in online, anche che siete di nascosto e state vedendo e state ascoltando e non avete approvato nella chat, ma il Signore vi benedirà lo stesso, come dal più piccolo al più grande, e dal più grande al più piccolo. Dio benedirà ogni creatura, ogni anima vivente che stasera chiederà perdono e chiederà ciò che il suo cuore e la sua anima ha bisogno. Bene, cari nella grazia, adesso iniziamo a leggere Ezechiele 20. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù.
E qui come titolo in Ezechiele 20 ci dice in fedeltà di Israele e bontà di Dio. E dal primo versetto dice: il settimo anno, il decimo giorno del quinto mese, alcuni anziani di Israele vennero a consultare il Signore e si sedettero davanti a me. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: Figlio d'uomo, parla agli anziani di Israele e di loro così parla Dio il Signore. Siete venuti per consultarmi. Com'è vero che io vivo, io non mi lascerò consultare da voi, dice Dio il Signore. Cari nella grazia, a un certo punto il popolo andò da Ezechiele per consultare Dio. Ma Dio non è un bambino a piacimento del popolo, non è qualcosa che si può giocare o prendere quell'oggetto nel far bisogno. Dio è un Dio geloso, un Dio che merita grazia e potenza, che merita tutto il sussidio dell'amore, della grazia dell'uomo che sta cercando di poter andare verso l'alto dove Dio dimora. L'uomo deve cercare Dio in ogni momento, sia nel bene che nel male, sia quando c'è bisogno e sia quando non c'è bisogno. Non si può andare a consultare Dio nel momento della disgrazia, nel momento che siamo al paese che non è mio, dicono all'acqua al collo, e ci stiamo per annegare. Come dialetto dicono così al paese che non è mio. È detto un po' come comprensibilità in modo chiaro: non possiamo cercare l'Eterno nel momento che stiamo per morire in una disgrazia. Non lo possiamo cercare perché Dio ci nega il suo volto, ci nega la sua presenza, ci nega tutto il suo bene a noi, ci lascia separati e non risponde neanche al profeta per poter ricambiare la sua benedizione. E qui dice chiaro che siete venuti per consultarmi, per avere un responso, avere un bisogno ricambiato. No, questo no, ve lo darò, dice l'Eterno. Perché? Leggiamo più avanti il motivo.
come è vero che io vivo, io non mi lascerò consultare da voi, dice Dio il Signore. E dal quarto versetto dice questo: ho salvato il documento, così alla fine lo facciamo leggere al microfono. Ve lo trasporto anche in Facebook, così lo potete leggere. Certamente c'è qualche errore, ma non ha importanza. Non è al 100% la scrittura, ma dobbiamo contentarci quello che passa la traduzione di Google. Purtroppo il microfono che ho comprato, ho problemi con quel microfono, devo scrivere alla sede per vedere cosa è successo. Bene, adesso iniziamo ancora un'altra scrittura. E dal quarto versetto dice: giudicali tu, figlio d'uomo, giudicali tu, fa loro conoscere le abominazioni dei loro padri. Allora, qui, cari nella grazia, Dio parla veramente con espressioni veramente duri verso questo popolo. Dice: io non vi rispondo, no, non ve lo meritate. E parla a Ezechiele e dice: tu parla a loro, e invece di dargli il mio responso,
Digli a loro come loro hanno sbagliato, sia loro che i loro padri. È tutto l'origine della sua famiglia. Fagli capire a loro i loro peccati, le loro colpe. E poi, se loro piegano le ginocchia e chiedono perdono e il mio cuore si intenerisce e li perdono, allora può darsi che risponderò a loro secondo come meritano loro. E cari, nella grazia qui è molto potente questa parola del Signore. Fai conoscere le abominazioni dei loro padri, dice il Signore al figlio dell'uomo, che hanno cercato di interpretarlo per parlare con Dio come profeta. Dio dice: adesso io non gli rispondo, parla tu, gli dice a Ezechiele, parla tu con loro, io non ne voglio sapere più, dice, finché questo popolo con il collo duro e le ginocchia dure si ammorbidiscono e si piegano in ginocchio e con il collo abbassato verso sotto, come chiedere clemenza a me. Sì, questo dice. Vi ho proiettato di nuovo in Facebook quello che abbiamo detto. Incolliamolo in balabolca, ecco, salve.
Così parla Dio, il Signore. Il giorno che io scelsi Israele e alzai la mano per fare un giuramento alla discendenza della casa di Giacobbe e mi feci loro conoscere nel paese d'Egitto e alzai la mano per loro dicendo: io sono il Signore, il vostro Dio. Quel giorno alzai la mano giurando che li avrei fatti uscire dal paese d'Egitto per introdurli in un paese che io avevo cercato per loro, paese dove scorrono il latte e il miele, il più splendido di tutti i paesi. Vedete, Dio sta parlando a tutti quelli che erano allora. E cosa ha fatto lui? Ma quello che sta dicendo a loro è anche interesse tuo che stai guardando questo video in online e anche quelli che lo guarderanno da stasera in poi, quando sarà salvato e immortalato in internet, in tutti i miei gruppi e in tutti i gruppi esistenti del mondo, è tradotto in tutte le lingue. E sta dicendo: che si fece conoscere quel giorno quando ha promesso con giuramenti di portare il suo popolo dall'Egitto in un paese dove lui cercò con grande gioia, con grande maestà, perché cercò un paese veramente gradevole, bello, pieno di vita. Addirittura dice la sua parola: dove scorre il latte e il miele. Questo vuol dire che da questo paese fuoriusciva la vera vita, come il latte e il miele. Lo promise a questo popolo e lo trasportò, gli diede tutto quello che gli servì dal momento che uscì dal paese d'Egitto fino che lo portò a questo paese splendido dove scorre il latte e il miele, seguendolo con una roccia per abbeverarlo, per dargli quell'acqua viva che avevano bisogno. Lo nutrì con la manna del cielo, la mattina, faceva cadere la manna,
e dava sostegno a tutto il suo popolo. Cari nella grazia, dalla sua promessa fuoriuscì una grande benedizione per questo popolo. Lo seguì notte e giorno. Dove c'era il bisogno, lui lo sostentava. Lo fece entrare in quel paese e il paese fu felice. Il popolo fu felice, ma non passò molto che quel popolo si convertì di nuovo al peccato. E da quel giorno il peccato entrò a far parte di questo popolo con il collo duro. E Dio lo dice chiaro, lo dice così chiaro, così limpido, giurando che li avrei fatti uscire dal paese d'Egitto per introdurli in un paese che io avevo cercato per loro, un paese dove scorrono il latte e il miele, il più splendido di tutti i paesi. Dissi loro: gettate via ognuno di voi le abominazioni che attirano i vostri sguardi e non vi contaminate con gli idoli di Egitto. Io sono il Signore. Il vostro Dio. Durante il tragitto da questa impresa del trasloco dall'Egitto fino alla terra promessa, Dio fece purificare questo popolo, facendo sì che buttassero e seppellissero tutto ciò che luccicava, tutto ciò che li attirava a farli peccare. Li ha fatti purificare. Questo non bastò, perché l'uomo è sempre portato ad erigersi qualcosa che vede con gli occhi e non spirituale. E vediamo, dal versetto 8 dice: ma essi si ribellarono a me e non vollero darmi ascolto. Nessuno di essi gettò via le abominazioni che attirarono, che attiravano il suo sguardo e non abbandonarono gli idoli d'Egitto. Allora parlai di voler riversare su di loro il mio furore e sfogarmi su di loro la mia ira in mezzo al paese d'Egitto. Tuttavia io agì per amor del mio nome, perché non fosse profanato dagli occhi delle nazioni in mezzo alle quali essi si trovavano, in presenza delle quali io mi ero fatto loro conoscere, allo scopo di farli uscire dal paese d'Egitto.
vedete, il Signore si adirò molto con questo popolo che dal collo duro cercava sempre di non fare quello che Dio aveva detto loro tramite il profeta. Gli ha detto: purificatevi oggi, buttate tutto ciò che è vostro possesso, argento, oro, pietre preziose, e quando vi attiri di più a farvi peccare, buttatele, sotterratele lontano da voi. Ma quel popolo da collo duro, non tutti eseguirono questo comando di Dio, e come infatti alcuni si portarono sempre insieme a loro dei residui che li faceva peccare, e tramite loro erano condannati tutti gli altri che avevano eseguito il comando di Dio. Perché basta una pecora dentro un gregge che è nera, fa sporcare tutto il gregge. Vedete, quando c'è una squadra, basta uno che gioca male, la partita si perde. Allora, per farvi comprendere ciò che Dio vuole da quel popolo e da voi, perché subentrate anche voi in questo argomento, subentrate anche voi a far parte di questo discorso. Se una squadra, uno gioca male, tutta la squadra perde. Se quel popolo, alcuni non fecero ciò che Dio ha comandato, di purificarsi, di buttare tutti gli idoli che avevano addosso o nascosti, e non l'hanno buttati, hanno peccato loro e hanno fatto peccare gli altri, essendo nel peccato. Adesso qui con noi, se c'è qualcuno che sta pregando, sta purificandosi e sta leggendo preghiere al Signore, ebbene, è buono, avrà successo. Ma se c'è il 10% che non prega e non fa quello che il Signore vuole, di purificarsi, di andare tutti insieme al Signore, la benedizione che dovrebbe arrivare a tutto il popolo, a tutto il mondo, non arriva. Si blocca, come si è bloccato la benedizione al popolo che uscì dall'Egitto. Vedete com'è chiaro, com'è limpido, il discorso è questo. Purifichiamoci tutti e andiamo verso il Signore, a lodarlo, a magnificarlo, a fare quello che il Signore vuole da ognuno di noi. E lì avremo successo, ricchezza, potenza, salute, intelligenza, tutto. Saremo eredi universali di tutto l'universo. E qui dice ancora: così li condussi fuori dal paese d'Egitto e li guidai nel deserto, diedi loro le mie leggi e feci loro conoscere i miei precetti, per i quali l'uomo che li metteva in pratica vivrà.
Vedete? L'uomo che mette in pratica questi comandamenti che il Signore gli ha dato ha vissuto. Adesso il Signore sta mettendo in atto questi comandamenti, mette in atto questi evangelisti, questi profeti, questi missionari, mette in atto tutto per che cosa? Per giocare? No, mette tutte queste persone in internet, in tutto il mondo, missionari che vanno in Cina, in Asia, in America, ovunque ci sia un bisogno. Questi missionari che vanno, perché vanno? Per giocare? No, per salvare te. Te, proprio te che stai ascoltando. Te che stai vedendo. E qui dice, se tu metti in atto questi comandamenti che io ho prescritto nella mia parola, tu vivrai. E vivrai bene da re. Sarai la persona più ricca del mondo, perché sarai erede universale. Non c'è nessuno come te. Se tu metti in atto questi comandamenti, sarà esclusivo, esclusivo. E qui dice, al versetto 12 dice, a loro diedi anche i miei sabati, perché servissero di segno tra me e loro. Perché conoscessero che io sono il Signore, che li santifico. Ma la casa di Israele si ribellò contro di me nel deserto. Non camminarono secondo le mie leggi e rigettarono i miei precetti per i quali l'uomo che lì metteva in pratica vivrà. Proclamarono gravemente i miei sabati, profanarono gravemente i miei sabati. Perciò io parlai di riversare su di loro il mio furore nel deserto per distruggerli. Vedete, Dio ha fatto cose grandi per questo popolo. Addirittura gli ha dato anche i sabati per riposarsi questo popolo. Addirittura era che nessuno doveva fare niente quel giorno del sabato, doveva stare in assoluto riposo. Addirittura il Signore gli mandava la manna doppia il giorno prima. Il giorno prima il Signore gli faceva raccogliere doppia razione e non gliela faceva putrificare quella doppia razione, che i giorni prima si raccoglievano il doppio, putrificava tutta, perché disobbedivano all'ordine di Dio. Vedete come Dio è stato così grande per questo popolo. Gli ha dato riposo settimanale a queste persone, ma loro hanno profanato anche il sabato.
Vedete, hanno profanato tutto ciò che il Signore aveva dato a questo popolo. E anche a te. Quante cose il Signore ti ha dato? C'è stato un tempo che tu eri ricco, tu, tuo padre, la tua famiglia. Tu avevi due macchine, tre macchine, addirittura. Avevi due case, tre case, addirittura. Avevi ville, giardini. Eri ricco. Ma cosa hai fatto? Hai rigettato Dio, non sei andato neanche in chiesa, non sei andato neanche ad adorare il Signore in quel momento che il Signore aveva bisogno che tu lo adoravi. Lo hai rigettato e così il Signore ti ha rigettato anche te. Ti ha fatto diventare povero, povero, cambiando tutto, le leggi, gli uomini, le mentalità, le politiche, tutto ha cambiato il Signore e ti ha soggettato alla schiavitù. Sei un schiavo, come sono io in questo momento, schiavo per colpa tua, perché tu non ti converti. Perché quando tutti si convertiranno, saremo tutti insieme come principi eterni. Perché Dio vuole questo, che tutto il popolo si converti a Lui, e allora avverrà ciò che ha programmato di trasportarci alla Gerusalemme celeste che Gesù sta preparando da 2018 anni per tutto il popolo, che comprenderà di essere come Dio comanda. E non è necessario che tu ti prepari, tu basta che chini il capo, che ti inginocchi e chiedi perdono a Dio dicendo: Padre mio, abbi pietà di me, oh Padre. Alleluia. Grazie, papà. Grazie. Ti lodo, papà. E ti ringrazio con tutto il mio cuore, con tutto me stesso. Amen. E dal quattordicesimo versetto dice: io agì, tuttavia, per amor del mio nome, perché non fosse profanato agli occhi delle nazioni, in presenza delle quali io li avevo condotti fuori dall'Egitto. Alzai perfino la mano per nel deserto, giurando loro che non li avrei fatti entrare nel paese che avevo loro dato, paese dove scorre il latte e il miele, il quale splendido, il più splendido di tutti i paesi, perché
avevano rigettato i miei peccati, i miei precetti. Non avevano camminato secondo le mie leggi e avevano profanato i miei sabati, poiché il loro cuore andava dietro ai loro idoli. Cari nella grazia, come avete capito dalla lettura di questa parola, il Signore ha rigettato quelle nazioni che prima li curava con attenzione, li curava e li portava nel palmo della sua mano, li faceva e faceva in modo che tutti erano felici, in armonia, non gli mancava niente, nessun sostegno, ma loro hanno rigettato questa presenza di Dio in mezzo a loro, lamentandosi. Neanche Mosè salì su un monte per ricevere le tavole dei comandamenti. Neanche Mosè poté salire e ritardare un pochettino mentre il Signore parlava con Mosè, che ritardava qualche giorno, subito questo popolo dichiarava: dov'è quel Mosè che ci ha fatto uscire dall'Egitto? Dov'è? Non sappiamo più niente. Allora siamo rimasti soli. Adesso ci costruiamo un idolo d'oro. E si sono costruiti una mucca d'oro splendente. Hanno raccolto tutto quello che il Signore gli diceva di sbarazzarsi e di buttarlo via, perché un tempo dopo potevano peccare con quello che loro non hanno buttato. Vedete, il Signore aveva previsto che questo popolo si deviava e poteva costruirsi un idolo d'oro. E gli diceva durante il cammino: sbarazzatevi da ogni idolo, da ogni oggetto luccicante che vi porta lontano e vi farà peccare. Loro non hanno ascoltato. E così, al momento che qualcuno prese il comando, obbligò tutto il popolo a peccare, dicendo: dov'è quel Mosè? Non sappiamo più niente, siamo rimasti soli. E allora adesso ci costruiamo un idolo, lo adoriamo, lo facciamo camminare alla nostra testa davanti a noi e lo esaltiamo. E così fecero. Si fecero un idolo d'oro, una mucca, un toro, un'immagine d'oro fuso, e lo misero davanti al popolo e fecero festa. Danzarono quella notte a tutto volume, che Dio ascoltò quel grande peccato, quella grande ribellione di quel popolo suo eletto. E parlò a Mosè e gli disse: scendi, vai subito da quel popolo che tu hai fatto in modo che arrivassi fin qui, in questo deserto,
si è già convertito al peccato. Scendi subito, vai a vedere cosa hanno fatto. E mentre Mosè scendeva, si sentivano urla di una grande festa, tanto che chi accompagnava Mosè fino a un certo punto gli disse: Mosè, ma cosa sono queste grida? C'è qualche battaglia nel nostro accampamento? No, Mosè già sapeva che gliel'aveva detto Dio. Disse: no, non sono urla di battaglia, queste sono urla di peccato. Tutto l'accampamento si è convertito al peccato. E quando Mosè arrivò davanti a quel popolo, gridò e tutti tacquero. La festa finì, tanto che Mosè si arrabbiò e buttò le tavole della legge che aveva in mano e si fracassarono. Quell'urlo, quella impressione di quel popolo fece adirare anche Mosè. E cari nella grazia, quando le cose sono così gravi, tutti quelli che ci stanno vicino si adirano e tutto cambia. A che stiamo vivendo bene, a che tutto cambia e cambia di male, perché noi stiamo marciando con il peccato, stiamo marciando verso la dissolutezza, verso le gozzoviglie, ci stiamo inserendo nel peccato, e questo peccato ci uccide, ci deprime e ci fa cadere in basso, sempre più in basso. Cari nella grazia, purtroppo queste sono le condizioni di questa vita. Dio ti sta dicendo e ti sta parlando attraverso di me stasera. Organizzati, datti una morsa, datti una controllata. Dove stai sbagliando? Se stai sbagliando, fermati, fai un'inversione a U, ritorna in te stesso, ritorna all'ovile, ritorna nella tua chiesa, ritorna dove Dio ti ha chiamato. E se ancora non sei in questa condizione, che Dio ancora non lo conosci e lo stai cercando in questo momento, e sei affascinato di queste parole e sei veramente ripreso da questo video, da questo ciò che Dio mi sta facendo dire, fermati, respira profondamente e lasciati andare a questa piacevole notte. Lasciati andare, e mentre ti lasci andare, inginocchiati. Piega il capo e prega a Dio. Prega insieme a me.
e digli: oh mio Dio, io non ti ho conosciuto ancora, e sono qui perché tu mi affascini, tu mi stai affascinando. E io desidero far parte della tua famiglia. Io non so come devo fare. Guidami tu, Dio mio. Guidami tu. Io ho peccato e voglio mettere tutto il mio peccato qui, ai piedi del tuo figliolo. Qui, ai piedi del tuo figliolo, voglio mettere tutto. Tutti i miei peccati, tutti. Tutti, tutti, tutti quelli che ho fatto. Anche oggi sono qui anche oggi. Ti voglio condonare. Sia al piccolo che al grande. Sia credente che a non credente.
anche oggi sono qui. Se tu mi cercherai e mi cercherai con i giusti termini che io desidero, oggi stesso, tu rientrerai nella mia casa. Questa è una promessa a me stesso. Grazie Signore, grazie Papà, alleluia, gloria a te Padre, santo sei Signore, non c'è Dio grande come te, ti ringrazio, ti lodo, nel nome di Cristo Gesù. Così parla Dio il Signore il giorno che io scelsi Israele e alzai la mano per fare un giuramento alla discendenza della casa di Giacobbe e mi fece loro conoscere nel paese d'Egitto e alzare la mano. Per loro dicendo io sono il Signore vostro Dio quel giorno alzare la mano giurando che li avrei fatti uscire dal paese d'Egitto per introdurli in un paese che io avevo cercato per loro paese dove. Scorrono il latte e il miele il più splendido di tutti i paesi di Dio a tutti quelli che. God speaks the Lord the day that I chose Israel and raised my hand to make an oath to the descendants of the house of Jacob and made them known in the land of Egypt and raised their hand for them, saying, I am the Lord your God that day, raise my hand. Swearing that I would send them out of the land of Egypt to introduce them to a country that I had sought for their country where milk and honey flow, the most splendid of all the countries. God to all those who. Gloria a Dio.
Per questa ragione, figliuol d'uomo, di ai figliuoli di Israele. Questo è ciò che il Signore ha detto. In questo i tuoi padri hanno... ulteriormente messo la vergogna sul mio nome, facendo torto contro di me. Ezechiele 20 e 28. Quando li introduci nel paese che ho giurato di dar loro, portarono i loro sguardi sopra ogni alto colle, e sopra ogni alberi fronzuto, e qui vi offrirono i loro sacrifici, qui vi presentarono le loro offerte provocanti, qui vi misero i loro profumi d'odor soave, e qui vi sparsero le loro libazioni. Ezechiele 20 e 28. Per quando li avevo portati nella terra che avevo giurato di dare loro, poi videro ogni alta collina e ogni albero ramificato e fecero le loro offerte lì, spostandomi in collera con le loro offerte. E là il dolce profumo delle loro offerte salì e le loro offerte di bevande furono prosciugate. Ezechiele 20 e 29. Ed io dissi loro, che cos'è l'alto luogo dove andate? E non di meno, sei iniziato a chiamarlo alto luogo fino al giorno d'oggi. Ezechiele 20 e 29. Poi ho detto loro, qual è questo alto luogo in cui non si va? E si chiama Bama fino ad oggi. Ezechiele 20 e 30. Perciò, come alla casa d'Israele, così il Signore, l'Eterno, quando vi contaminano le vie dei vostri padri e vi prostituite ai loro idoli esecranti. Ezechiele 20 e 30. Per questa ragione dite ai figli d'Israele, questo è ciò che il Signore ha detto, vi rendete impuri come i vostri padri. Sei falso per me andando dietro ai loro disgustosi lavori. Come titolo è nel Secchi alle 20. 00 Cirice infedeltà d'Israele e bontà di Dio è dal primo versetto dice il settimo anno il decimo il quinto mese alcuni anziani d'Israele vennero a consultare il Signore e si sedettero davanti a me la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini figlio d'uomo parla agli anziani d'Israele e di loro così parla Dio il Signore siete venuti per consultarmi come vero che io vivo io non mi lascerò consultare da voi dice Dio il Signore car la grazia è a un certo punto il popolo andò da Ezechiele per consultare Dio ma Dio non è un bambino a piacimento del popolo non è qualcosa che si può giocare o prendere quello oggetto nel far bisogno Dio è un Dio geloso un Dio che merita grazie e potenza che merita tutto il sussidio dell'amore e della grazia dell'uomo che sta cercando di poter andare verso l'alto dove Dio dimora l'uomo deve cercare Dio in ogni momento sia nel bene che nel male sia quando c'è bisogno e sia quando non c'è bisogno non si può andare a consultare Dio nel momento della disgrazia nel momento che siamo al paese che non è mio dicono all'acqua al collo e ci stiamo per annegare come dialetto dicono così al paese che non è mio è detto è un po' come comprensibilità in modo chiaro non possiamo cercare l'Eterno nel momento che stiamo per morire è una disgrazia non lo possiamo cercare perché Dio ci vedo il suo volto ci nega la sua presenza ci nega tutto il suo bene a noi ci lascia separati rispondi neanche al profeta per poter ricambiare la sua benedizione e quindi è chiaro che siete venuti per consultarmi per avere un responso avere un bisogno ricambiato no questo non ve lo darò dice l'Eterno perché leggiamo più avanti il motivo come è vivi
E dal quarto versetto dice: giudica tu, figlio di un uomo, giudicare tu fra loro, conoscere le abominazioni dei loro padri. Allora qui, care, nella grazia Dio parla veramente con l'espressione veramente duri verso questo popolo. Dicevo, vi rispondo, no, non ve lo meritate. E parla a chi le dici tu, parla a loro invece di dargli il mio responso di a loro come loro hanno sbagliato, sia loro che loro padre, è tutto l'origine della sua famiglia. Fagli capire a loro i loro peccati, le loro colpe, e poi se loro piegano le ginocchia e chiedono perdono e il mio cuore si intenerisce e li perdono amore, può darsi che risponderò a loro secondo me meritano loro nella grazia. E qui è molto potente questa parola del Signore: fai conoscere le abominazioni dei loro padre, dice il Signore a un figlio dell'uomo che hanno cercato di interpretarlo per parlare con Dio come profeta. Digli che adesso io non gli rispondo, parla tu, gli dici hai già parlato con loro, io non voglio sapere più. Dice che questo popolo e le ginocchia dure si ammorbidiscono e si piegano in ginocchio e con il collo abbassato verso sotto come chiedere clemenza a me. 1118/5000 And from the fourth verse he says, judge you son of a man to judge among them the abomination of their fathers. Ten years in the Zang you could speak truly with the expression really hard towards these people. He said, uno answer, you know you do not deserve it, and talk to whom you tell her, talk to them instead of giving them my loral response, as they have both made them wrong, and their father is all the origin of his family, to let them know their sins, their faults, and then if they bend their knees and ask uno forgive, and my heart is so and they lose them love it, maybe that uno will respond to them according to may they deserve them in the graces. Here is very powerful, this word of the Lord, make known the abomination of their father, says the Lord, the son of man who sought to interpret it, to talk to God as a prophet, tell him that now uno do not answer him, you tell him you have already talked to them, uno do not want to know anymore. He says that these people and the knees of their sofa and bend to their knees and their necks lowered to below. How to ask for mercy to me. Così parla Dio il Signore, il giorno che io scelsi Israele e alzai la mano per fare un giuramento alla discendenza della casa di Giacobbe e mi fece loro conoscere nel paese d'Egitto e alzare la mano per loro dicendo io sono il Signore vostro Dio, quel giorno alzare la mano giurando che li avrei fatti uscire dal paese d'Egitto per introdurli in un paese che io avevo cercato per loro, paese dove scorrono il latte e miele, il più splendido di tutti i paesi. Dio a tutti quelli che amen. Sto salvando tutto in file MP3 in italiano.
guardate quanto tempo che ci mette così poco a fare un file così lungo. Tra 3 secondi è finito. Salvataggio dei file audio. Questo file d'ora in poi ve li mando in WhatsApp, chi è che mi aggiunge con il mio numero di telefono in WhatsApp. Finito, vedete? Allora andiamo a prendere soltanto per vedere com'è la voce, perché poi lo trasferisco in WhatsApp. Ezechiele 20. Perfetto. Ezechiele 20. Ezechiele 20. 1. O avvenne il settimo anno, perfetto, il decimo giorno del mese, che alcuni degli anziani di Israele vennero a consultare l'Eterno. Perfetto, l'ho fatto così. Così tutti, dico tutti, possono ascoltarlo e decifrarlo, ciò che abbiamo detto, ciò che abbiamo fatto e ciò che il Signore stasera ha detto. Questo file lo lascio, poi lo trasferisco in WhatsApp a tutti i miei gruppi e per trasferirlo in Facebook io lo metto in un file video e lo potete ascoltare anche voi in Facebook. Ma passerà un po' di tempo prima che lo faccio, perché domani lavoro e lo dovrei fare sabato pomeriggio o domenica, in questi giorni di Capodanno. Nel frattempo adesso facciamo in inglese tutto lo stesso procedimento. Vedete, qui sono in italiano, Microsoft Elsa Desktop italiano. Andiamo a cliccare qui e cerchiamo inglese. Vedete, Microsoft Zira Desktop, Stati Uniti d'America. Perfetto. Diamo la tonalità a 6, velocità 6, tono 6, ricordatevi, per farlo così basso dovete dare la velocità 6 meno e a tono 6 meno, ecco, perfetto. Poi andate in file, cercate salva file audio, cliccate, si apre un documento dove dovete salvarlo. Io lo sto salvando in una cartella mia, voi lo potete salvare dove volete voi, nel Discord, nei documenti, in Word, dove volete voi. Ci date il nome e lo salvate. Siccome c'è Ezechiele 21 in italiano, questo lo dobbiamo scrivere in inglese. In inglese. In inglese. Se no succede confusione. Inglese. Ok. Salve.
stesso succede lo stesso procedimento fra tre, sei secondi. Sarà finita anche questa. Lo ascoltiamo appena e poi facciamo un'altra cosa che vi piacerà senz'altro. Senz'altro vi piacerà. Ricordo, facciamo alcune foto, ricordo della serata, perché questo file gli metterò alcune foto e farò un video. Il file in inglese è finito. Andiamo a vedere come è venuto. Ezechiele in inglese. Ezechiel 20. Ezechiel 20. 20. 1. O aven. Il settimo anno. Il decimo giorno del mese. C'è alcuni degli anziani di Israele vennero a consultare l'Eterno. Essi misero a sedere davanti a me. Ezechiel 20:1. Ora aven nel settimo anno. Nel quinto mese, il decimo giorno del mese, c'è alcuni degli uomini responsabili di Israele vennero a prendersi in I dal Signore Esi sedettero davanti a me. Ezechiel 20:2. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Ezechiel 20:2. Allora la parola del Signore venne a me, dicendo. Ezechiel 20:3. Bene, dato che è scritto in italiano nella pagina, lui lo legge in una lingua inglese, però lo legge in italiano e lo traduce in inglese. Allora noi adesso facciamo una pagina nuova. Un versetto in italiano e un versetto in inglese. La differenza. Allora.
prendiamo tutto il capitolo Ezechiele 20, lo prendiamo tutto, perché lì lo possiamo mettere tutto tranquillo, tutto il capitolo. Fino a Ezechiele 20, da 1 a 49, copia. Perché non me lo dà in inglese il versetto? Mi fa la traduzione già subito. Perché? Andiamo a vedere il motivo perché. Andiamo a vedere perché mi fa la traduzione subito in italiano. Perché mi fai la traduzione in italiano subito? Perché? 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 Ripristina stazione preferente teme scuro mostra sbarre preferite motore di ricerca promes continuando a vedere rimasto ci siamo avanzati. Allora, Google, ulteriore informazione, consente l'accesso a Chrome, utilizza versione per completare termini, utilizza servizio web, navigazione sicura, contribuisce a migliorare, invia un servizio web, invia una richiesta non tenere tracce, consente ai siti di controllare se hai metodo di pagamento, gestisce i certificati, impostazione contenuti, cancella date di navigazione, lingue, qua siamo, vedete, qua siamo nelle lingue, allora, lingue italiana, controllo ortografico tedesco, ecco dove è il problema, tutte queste lingue le dobbiamo togliere, tedesco togliamo. Lingua italiana, controllo ortografia,
inglese e Stati Uniti. Perfetto. Perfetto. Se non erro, forse ho risolto il problema della lingua. Vediamo se tutto va bene. Vediamo se tutto va bene. Allora, innanzitutto cancelliamo. Cancelliamo quello che abbiamo incollato della Bibbia con la speranza che abbiamo risolto di non tradurmi l'inglese in italiano. Andiamo a prenderlo di nuovo. Ecco. Ah, ecco, dov'è il problema? Il problema è qua. Il problema ce l'ho io, nella Bibbia ce l'ho. Ecco il problema. Ce l'ho in italiano e in italiano, tutte e due facciate. Non mi sono neanche accorto. Allora, dobbiamo mettere in inglese, inglese. Il problema l'avevo io nella Bibbia a due facciate, erano tutte e due facciate in italiano. Siamo di nuovo. Capitolo 20. Qui in inglese. In inglese e in italiano. Ecco. Ezechiele 20 in italiano e Ezechiele 20 in inglese.
perfetto, adesso lasciamo salvare. Abbiamo risolto il problema. Bibbia si è rovinata e la vado ad aprire di nuovo. Ecco. Si è rovinata. C'è qualcosa che non va. Ezechiele. Ezechiele 20. 20. Ezechiele 20. Perfetto. Me la traduce di nuovo in italiano. C'è qualcosa che si è impostato nella lingua. Italiano, italiano. Vabbè, cercherò di fare qualcosa domani quando verrò. Normale, non dovrebbe farlo, perché qui c'ho italiano e in inglese. Scarica gratis il campione qui. Scarichiamo.
italiano e inglese. Questo è per il telefono. C'è lo spagnolo, francese, tedesco e italiano e portoghese. In 5 lingue. Adesso mi scarico nel telefonino. Ecco. Mobile. E PDF. In PDF me lo scarico pure in inglese. Perfetto. Lingue. Bibbia lingue. Bilingue italiane, inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, inglese. Vi mando questo link che potete prendere queste bibbie elettroniche, ve li regalo a tutti quanti, ve li regalo, ecco. Quello che vi raccomando, questo dono che vi faccio, lo potete utilizzare al migliore modo. Quando aprite la pagina e la salvate in preferite, e la potete aprire in qualunque modo, vedete, io ce l'ho in preferite, la posso aprire in qualsiasi pagina nuova che faccio, vado a cliccare dove l'ho salvata e si apre. Vedete, ve l'ho mandata qui. Le Bibbie bilingue in tutte le lingue, francese, spagnolo, come volete voi. Potete farlo come volete voi. Adesso vi mando quello originale che uso io. Ve la mando subito. Ecco qua. Ah, ci sono riuscito a fare inglese e italiano. Gloria a Dio. Allora. Ci sono riuscito. Ecco, speriamo che si è. Opa. Ci siamo riusciti in italiano e in inglese, versetto per versetto. Il Signore ci ha benedetti questa sera. Ok, adesso facciamo il file così, in italiano e in inglese. Salva file audio in MP3, questo lo facciamo in numero 2 tradotto. Inglese. Italiano.
che la vende da 1 fino a 49. File, salva. Gloria a Dio. Finito. Andiamo a gustare. Allora. Tradotto. Ecco. Ezekiel 20. Ezekiel 20. Ezekiel 20:1. Oraven, il settimo anno, il decimo giorno del quinto mese, c'è alcuni degli anziani di Israele vennero a consultare l'Eterno, e essi misero a sedere davanti a me. Ezekiel 20:1. Now it came about in the seventh year, in the fifth month, on the tenth day of the month, that certain of the responsible men of Israel came to get directions from the Lord and were seated before me. Ezekiel 20:2. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Ezekiel 20:2. È venuto bellissimo. Vedete, lo legge in italiano il primo versetto e il secondo in inglese. Allora, è venuto molto bellissimo che le persone possono capire anche la lingua in inglese e il versetto in italiano, avendo la differenza della pronuncia. Mi sa che il Signore stasera ha benedetto tutti. Volevo fare il video, se avevo ancora un pochettino di tempo, per completare l'opera di Dio. Se avete la cortesia da aspettare, non ho il programma installato. Non ho il programma installato. Proviamo a installare qualche programma, perché non ho il programma installato. Ce l'ho nelle pagine preferite, dovrei avere il programma.
Vedete quanti programmi che ho in preferiti? Io conservo tutto e nel momento del bisogno mi ritrovo. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a tuo nome. Non l'ho trovato qui. Non l'ho trovato. Aia. Giriamoci all'altro lato. Altro lato. Ho trovato, sperando che funzioni.
Bove direzione 12, no. Quindi gli devo scaricare. Come mai sta scaricando il 12? Sta installando il programma 12 di CyberLink. Vabbè, ci accontenteremo con questo, poi magari lo installo il 15. Gloria al Signore. Thank you.
Signore. Alleluia. Alle 12 no, e no, no, a nulla. Chiudo. Timberlake.
trovato un sistema che potete ascoltarlo e trasferirlo ovunque volete, perché domani devo fare questo discorso, ci vuole molto tempo. Allora, ho trovato un altro sotterfugio, ci dicono. Gloria al Signore.
questo è il mio FTP, il mio sito centrale. Qui dove metto tutto quello che faccio in internet. Adesso ci mettiamo quello che abbiamo fatto stasera. Questo è in inglese prima. Poi ci mettiamo anche questo qua. Poi ci mettiamo questo. E poi ci mettiamo questo. Ora vi faccio vedere come si fanno i link. Le nomina. I link si fanno così, sperando che funzioni. Ecco. Si mette qua il nome del file, punto mp. Poi si va a prendere il sito mio, si apre una pagina, vedete, da una pagina io ci ho salvato il link in preferite, siamo tutti qua, vedete, si va a cercare il sito.
stiamo riuscendo, dai. Vedete quanta pazienza che ho? È per questo che il Signore mi aiuta. Avete visto? Ezekiel 20:1. Avete visto? Ora ven, il settimo anno. Il decimo giorno del quinto mese. C'è alcuni degli. Ha funzionato. Adesso vi do il link e questo funziona sicuro. Trasferisco in Facebook. Quello giusto è quello che vi sto trasferendo adesso. Il primo non funziona.
Allora, do una risposta a Mari Rosi Sinatra, che ha scritto questo discorso. Allora, Mari Rosi Sinatra, ti rispondo cosa voglio predicare, te lo scrivo qua. Cara, cara Mari Rosi, io non faccio religione, prima di ogni cosa, sia non salva, se sei cattolica e ti piace restare, resta cattolica. Ok? Chi è evangelico resti evangelico. Chi salva è Gesù, no la religione. Ok? Sia ben chiaro. Che ti amo a te, Mari Rosi, Sinatra, come amo le sorelle evangeliche. Uguale.
Perciò la notte io ti visiterò. In spirito e ti benedico di una benedizione totale. Domani sarai una sorella diversa. Perché stanotte hai avuto la più grande benedizione. Del mondo. Clicca in questo link che ti ho mandato, è il mio sito. Aprilo, salvatelo nei preferiti e giorno e notte guardagli dentro, troverai un gran tesoro. Quando l'hai trovato, fammelo sapere. Il mio telefono WhatsApp e mi chiami. Ok, Dio ti benedica.
Maria, scusa, oggi sono stato molto preso con questo video. Ti sto dando il saluto adesso, scusami. Dio ti benedica. Bene, adesso che abbiamo risolto tutto, chiudo il video per andare a letto e prima che vada a letto aprirò un'altra chat dove ci sono dei video registrati e potete gustare chi non ha sonno la gioia del Signore. Bene. A Dio volendo, ci sentiremo domani. Vi benedico a tutti durante il sonno e durante il semiveglia. Dio farà miracoli per voi. Buonanotte, fratelli cari, sorelle care, affascinanti di Dio. Non è la religione che salva, ma è Gesù che salva. Perciò ovunque vi trovate, siate felici. Siate felici. Non cercate né a destra né a sinistra, fortificatevi nel Signore, avvicinatevi a Gesù, solo Gesù salva. Dio vi benedica, buonanotte.